Oh, che carino che sei. Dai, non ti preoccupare, adesso troviamo subito i tuoi genitori. Ok, forse non è stata un'ottima idea. Forse non è stata un'ottima idea. Ok, salve a tutti, sono Spigiochi e oggi entreremo in un'altra dimensione. Infatti la missione che ci è stata data è quella di utilizzare un portale dimensionale per passare in un'altra versione, dato che il nostro caro professore si è impantanato qui con la sua nuova fuoriserie. Dobbiamo dargli una grande mano. Anzi, a quanto pare un grande uovo, perché dietro qui c'è una strana pianta che conserva, una cosa disgustosa, un uovo di chissà che creatura che dobbiamo utilizzare per riparare la navetta del professore. Quindi ecco a lei. Speriamo che non sia stato di qualche specie protetta quell'uovo. Ah, ma salve! Oh no, questi sono i guardia caccia della galassia. Ok, dobbiamo assolutamente trovare un modo per sbarazzarcene. Signor professore, abbiamo un piccolo problema lì dietro. Non è che... ma salve! Cosa sono queste? Delle pistole! Piu, 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 piu. Oh, li abbiamo messi in fuga. Perfetto. Situazione... Ah no! Non è tanto risolta questa cosa, perché ci sono delle cavallette giganti con dei fucili al plasma che ci stanno mettendo decisamente in difficoltà. Spara, 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 spara. Ok, oddio, quella stava per shottare la navicella. Spara, 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 spara. Mi copro, signor professore. Fugga lei, fugga, ci sono qui io. Andate voi, non perdete tempo. Yes, se ne sono andati. Abbiamo coperto la loro fuga, ma a questo punto cosa ci tocca fare? A quanto pare dobbiamo morire. Ah, dobbiamo morire per forza, ci ha detto. Bentornati in purgatorio. Sì, chi è? Salve il diavolo come al solito. Tutto a posto? Piu! E dopo essere resuscitati un'altra volta, il professore ci ha detto di tenere d'occhio questo uovo, di prenderci cura di lui, soprattutto di tenerlo al caldo. Quindi io ho una mezza idea. Voglio ficcarlo nell'asciugatrice. Track! Perfetto! E tenerlo al calduccio! In questa maniera dovrebbe schiudersi e finalmente capiremo di che razza di specie strana è. Oddio, si è fermata? Si sta già schiudendo. Oh, oddio! Cos'è questa cosa? È tenerissima! Ah, staccati! Mi stava succhiando la faccia. Che schifo che fai! Chiudiamo l'asciugatrice. Ecco, non lo so. Cosa devo fare con questo affare? Signor professore, mi dica. È una schifezza incredibile. In realtà è veramente puccioso, a parte che mi si attacca alla faccia. Oh! Ma è bellissimo! Ok, ok, tu diventerai il mio nuovo cucciolo. Sei bellissimo, così puccioso. Perché mi porti di là? Aspetta, aspetta, arrivo subito. Dannazione, ma veramente devo seguirla, tipo Lessi. Come devo giocarci, signor professore? Devo tenerlo impegnato. Oh no, ok, non sono molto bravo con i cuccioli. Ti faccio giocare con questo strano coso che ha una strana forma. Vediamo se ti diverti, eh. Valla a prendere, corri. Oddio, lo fa veramente, lo fa veramente. È andato a prenderlo. No, bellissimo, grazie. Ma è così intelligente, vai, corri. Ora lo butto in strada, vediamo se lo investe una macchina. Ok, sono troppo cattivo, sono troppo cattivo. Devo smetterla, vai, vai a prendere. È un po' ritardato però. Ma come, devo seguirlo. Cioè, prima ci ho giocato, adesso devo pure seguirlo a secondarlo in quel cacchio che deve fare. Ma cosa, vuole andare in frigo? Sì, ti apro il frigo se vuoi. Però se ti incastri così sei stu... Togliti, togliti dalle pa... Ma mi lasci aprire o no sto cacchio di frame? Togliti. Non è così facile fare la mamma. Ok, adesso vai in frigo e fai quel cacchio che ti pare. Cos'è che ti serve dal frigo? Vuoi cetrioli? Eccoti il cetriolo. Vuoi ver... Oddio, si è mangiato il cetriolo veramente ed è contento. Penso di aver sviluppato un certo legame con lui. Ora ci manca solo che gli piacciono le paperelle, poi siamo anime gemelle. Oddio, dov'è che mi vuoi portare? Vuole usare il portale? Ciccio, non possiamo andare a spasso per la galassia. Mangiati sto ormone della crescita, vediamo cosa ti succede. No, non lo vuole a quanto pare. Vuole che io utilizzi questa macchina per il portale. Vuoi andare in bagno per caso? Lo so, ti scappa qualcosa, ciccetto. Boh, io apro il portale e poi vediamo. Ah, che te ne pare? Sei contento? Oddio, è veramente contento. Ah, dove stai andando? Ha attraversato il portale. Vieni qua che non ti posso perdere. Sei sotto la mia responsabilità. Cosa stai facendo? È sul water. Veramente, adesso tu stai sul water. Oh, ma che succede? Soffri di stitichezza per caso? E cos'è che stai cercando qui? Togliti sempre. Ah, col muso davanti. No, vabbè, questi sono lassativi. Vuoi veramente? Oddio, si è mangiato un lassativo e si è messo sopra il water. Cosa stai per fare? Oh, Cristo, che schifo. Ah, mio Dio. Hai lagato tutto il bagno. Vabbè che sei un cucciolo, però che schifo, è disgustosa questa cosa. E ora te ne torni a casa, ovviamente. Beh, almeno non me l'hai fatta in mezzo al laboratorio. Ok, a quanto pare ora vuole giocare. Mi ha indicato questa sorta di slot all'interno di asciugatrice in cui mi dice di infilare una cartuccia. Lui non ci entra, quindi devo trovare una cartuccia da inserire. Trovata! Giochiamo a Troia oggi, non so nemmeno cosa sia. Sei contento? Oh, che carino. E ora attiviamo la nostra cartuccia. Ma c'è una sala giochi dietro al laboratorio. Wow, cos'è questa figata? Devo mettermi l'elmetto sopra per giocare?
Ok, questa cosa è già malsana. Ho già la KTC Vive in testa, ora devo mettermi una KTC Vive nella KTC Vive. Dove sono? Oddio, sono tornato bambino, sono all'interno della culla. Ciao mamma di cartone. Sono in una culla anche lei di cartone. Ma che razza di trip mentale è questo? A quanto pare tipo una simulazione di vita. Adesso sono a scuola e sto venendo bolleggiato. Mio Dio, ma che razza di simulazione assurda è? Vabbè, sai cosa? Beccati questo! Ora sono una festa e Ciccio qua mi sta proponendo di bere una birra, quindi che diciamo? Buttiamola giù! Yes! E ora sto, penso, spacciando troche dietro a un vicolo, perché la mia vita è andata proprio bene, quindi sì, beccati anche tu la tua dose di zucchero. È molto profumato questo zucchero. E ora sono dal medico che mi sta dicendo che mi rimangono pochi giorni di vita e ora sono morto. Che bel gioco! E che cos'è questa cosa? Wow! È una strana valigia che ci è appena arrivata! No, perché è tutta così appiccicosa e verdognola? Oh mio Dio, ma qui ci sono delle istruzioni per farla funzionare! Ma che diavolo servirà? C'è scritto Phone Home Device. A quanto pare è un marchingegno molto strano per riuscire a chiamare casa. Oh, è tipo E.T. Dobbiamo aiutare il nostro piccolo puccioso alieno cucciolo a chiamare i propri genitori che lo vengano a prendere, magari. Prima cosa, voglio creare un disco metallico, perché la prima cosa che dobbiamo realizzare, teoricamente, disco frisbee. Più lattina fanno disco metallico. Yes! Che ci serve ed è perfetto da posizionare. Dove di preciso? Ah, dobbiamo combinarlo con la mazza, giusto? Disco e... no. Oh, come si attacca questa cosa? Forse dobbiamo combinarli così, vediamo se funziona. Oh, yes! Guardate, abbiamo ottenuto una sorta di ombrellino metallico che potrebbe essere perfetto. Come? Ah, così, perfetto! Come antenna per il nostro marchingegno per chiamare i genitori del nostro caro cucciolino. E ora passiamo alla prossima cosa da inserire. Come mai il nostro piccolo alieno è ancora qui davanti? Cos'è che dobbiamo fare? Che succede? È diventato la slot machine! Prima abbiamo giocato a Troy qui dentro, adesso possiamo usarla come slot machine? Cosa stai facendo, piccolo stronzetto? Oddio! Oddio, c'è qualcosa lì sotto! Aspetta che lo raccolgo! Non toccarlo, è mio! È un altro pezzo per il marchingegno! Dobbiamo, se non sbaglio, piazzarlo qui! Wow! Perfetto, quindi giocare a quel giochino, a quel videogioco molto strano, non è stato inutile. È uno di quei cosi che fanno i versi degli animali, che bello! E ora l'ultimo pezzo che manca, se non sbaglio, è una lampadina gigante! Però non sono riuscito a trovare una lampadina intera, soltanto questo pezzo di lampadina, però non penso che funzioni bene. Proviamo! No, a quanto pare fa veramente schifo. Devo trovare una lampadina intera. Ho girovagato per un'ora intera e ho scoperto che le lampadine si possono comprare su Amazon. Si possono comprare su Amazon le lampadine. Quindi premiamo acquista e vediamo. Ce la dovrebbero recapitare qui a sinistra. Ok, ci siamo. Ehi, ma cacchio è sta roba? La lampadina è rotta e tu non ridere di me. Porca miseria, ci tocca ordinarne un'altra. Ok, forse un'idea, devo ordinarla e prenderla al volo prima che cada. L'abbiamo ordinato, ora teletrasportiamoci in velocità e whoop, presa al volo, perfetto. Abbiamo una lampadina integra, ora la possiamo mettere qui, perfetto. E creare una lampadina gigante senza alcun problema. Ora questa lampadina dovrebbe essere perfetta per il nostro congegno. Sì, finalmente, ci ho messo ore a farlo, ci ho messo ore. Ora chiamiamo la tua casetta e ti verranno a prendere perché mi sono stancato di... Ah, un'altra chiamata dal Ciccio, smettila. Ho già risolto tutto, è stato un puzzle incredibile, ma ce l'ho fatta. Oh, finalmente siete tornati, avete visto come mi sono preso cura di questo ciccetto. E poi il coso che ho costruito funziona anche, che è una meraviglia. Ma aspettate, perché ve ne state andando? Hanno preso il cucciolo e se ne sono scappati attraverso un portale. Ok, questa cosa non è molto good. Come sta arrivando qualcosa? Me lo dici così, con una videochiamata via orologio? Dannazione, c'è un mostro gigante a quanto pare che ci sta per assaltare. Come mai questo garage si sta trasformando? Oddio santo, cos'è quella cosa? Ok, a quanto pare abbiamo fatto incazzare un pochino i suoi genitori. E ora... Ah! Oh mio Dio, è così vicino, è così grande, è vicino. Via, 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 devo trovare un modo per fermarlo. Ok, ho la pistola. Ci spariamo! Carica! Piu, piu, piu. Non fa niente, è assolutamente inutile contro questo bestione. Ciccio, la pistola non funziona. Devo trovare assolutamente un altro sistema. Oh, porca miseria. Ok, queste armi potrebbero funzionare. Yes! Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ah, ma lui è troppo forte! Mi continua a scagliare contro dei dardi infuocati o blaser. Devo dargli da mangiare, mi hanno detto. Ma perché devo dargli da... no, basta spararmi. Beccati questo. Oddio, veramente, gli ho dato la carota e se l'è mangiata, perfetto. Quindi a quanto pare a questa razza di alieni piacciono le cose lunghe. Ok, perfetto, broccoli. Proviamo tipo a ingrandire i broccoli, vediamo se gli piacciono pure i broccoli. Beccati sto broccolo.
Ti è piaciuto? Sì, sì, lo sta mangiando. Facciamo altri broccoli giganti. Ok, più grandi sono, più in teoria dovrebbero saziarlo e farlo stare buono. Ok, via di broccoli, bombardiamolo con i broccoli. È perfetta questa cosa. Ragazzi, a quanto pare dopo il bombardamento dei broccoli mi hanno detto di dover far andare in bagno l'alieno, in pratica di dargli un sacco di lassativi. Non so in che razza di direzione stia andando questo gioco, ma quanto pare così. Qui approfittiamone mentre lui è distratto a mangiare i broccoli per ritornare in bagno, prendere dei lassativi. E a quanto pare dobbiamo darglieli, però li voglio ingrandire perché l'effetto sia ancora più grande. Quindi mettiamoli sulla nostra macchina per ingrandire le cose. Yes, perfetto, combinandoli con questo ormone della crescita sarà un tiro moscio incredibile. Rifacciamolo, sarà il lassativo più grande e potente che abbiate mai visto. Ce l'ho fatta, sì, ce l'ho fatta. Alleluia, oh Dio. Quindi in pratica ha deposto letteralmente una granata che si è fatto esplodere sotto i tentacoli. Beccatene un'altra di lassativo. A quanto pare no, era sufficiente. Ora, cos'è che dovrei fare per sconfiggerlo definitivamente? A quanto pare devo tirargli il peduncolo, quella sorta di piccola protuberanza che gli esce. Ma ho avuto un'idea, visto che non riesco a raggiungerlo, posso utilizzare il mio amichetto qua per tirarlo e... yes, costringerlo a... volevo dire scappare, ma in realtà è esploso. Bye bye! Mio Dio, che cosa assurda è stata! Oh, Cristo santo, nemmeno il tempo di gioire per una vittoria che già mi arriva una cosa 10.000 volte più grande addosso. Ok, questo appare grande quanto il nostro pianeta. E sta fissando me. Quanto mi sento importante in questo momento. Oh, no, voglio scappare. Sì, Cicci, ma ora cosa si fa? Il satellite di... Ok, ai tuoi ordini. Andiamo sul satellite perché a quanto pare il nostro caro professore ha un'idea su come respingere questa ulteriore invasione aliena. Forse smontare il satellite non è la migliore delle cose, ma... devo farci qualcosa? Oddio, ma voi siete qua con la vostra astronave. Cos'è che dovrei fare? Ok, ma cosa vuol dire che mi vuoi ingigantire? E cos'è quella pistola che mi sta... Oh, no. Piano. Wow, sono diventato grandissimo. Oh mio Dio, ma sono diventato tipo 100 volte la grandezza che ero prima. E ora posso prendere il mostro e tirargli il peduncolo. Ma è sufficiente fare così? Quella è la Terra? E questo sono io che sto per tirare... Oh mio Dio, il mostro come se fosse una granata. Abbiamo fatto esplodere alla grande, abbiamo penso salvato tutto quanto. Ma ora com'è che posso ritornare a essere come prima? Come preferisci uccidermi piuttosto che rimpicciolirmi? Ma cosa significa questa cosa? Oh cacchio, mi ha ucciso un'altra volta. Pronto, sì, al diavolo come al solito, salve. Ed eccoci tornati, siamo tornati a casa. Abbiamo risollevato la situazione da un'altra invasione aliena super pericolosa. Siamo usciti alla grande. E cosa ci rimane da fare? Soltanto le congratulazioni del nostro professore. Sì, non serve che si perda in così tanti complimenti. Oddio, ce ne sono due. Io volevo un po' di complimenti, ma non da due professori allo stesso tempo. Che soprattutto stanno litigando. Forse c'è stato un piccolo paradosso spazio-temporale. Decidetevi, chi vuole essere il vero professore? Ok, iniziano a fare a botte. Forse è meglio chiamare la polizia. Ok, mi arrangio da solo. In alto le mani. In alto le mani, piccoli bastardelli. Ora deciderò io chi è il vero professore. Tu vivrai o morirai? Aspetta che cari... Oh, morirai. Non mi sono nemmeno reso conto di aver sparato. Ma oh, porca miseria. A quanto pare nessuno dei due era il vero professore. Era il terzo vero professore. Riesco a spararti magari. Vediamo. Buongiorno. No, non spararmi. Ma porca miseria, mi ha sparato e mi ha ucciso un'altra volta. Oh, finalmente siamo tornati alla normalità. Resuscitati per la quarta o quinta volta. Ho perso il conto ormai. E davvero devo darti il 5? No, sto cazzo che ti do il 5. Ti do il sapone se vuoi al posto che darti il 5. Lavati un po' le mani che oggi è stata una giornata particolarmente sporca e zozza. Vabbè, ti do il 5. Maledetto! Mi ha fregato e mi ha messo a rifare il bucato. Sei serio? Abbiamo cominciato questa avventura facendo il bucato e ora dopo aver sconfitto alieni su alieni, orde su orde e allevato anche un piccolo cucciolo alieno, devo ritornare a fare il bucato. Destino crudele. Quindi gente, questo era Rick and Morty in realtà virtuale, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti e suggeritemi altri giochi in realtà virtuale da affrontare. Questo è stato un incredibile finale, anche se si è concluso facendo il bucato. È stata un'avventura incredibile. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.